insieme al Walking Bass diventa questo. Ciao, in questo video parliamo di Walking Bass, che se traduciamo letteralmente cosa significa? Walking ci dice qualcosa che sta camminando, quindi basso che cammina, che è in movimento, che in realtà seppur sia associato al jazz, quindi alla musica diciamo moderna, è una cosa che è presente nella musica classica da secoli. Bach lo chiamava basso continuo, quindi non è altro che la linea di basso che si muove dentro una composizione che sia polifonica, insomma, che abbia più voci che si muovono, insomma, su una progressione, su un arrangiamento, su un brano, su qualunque cosa tu definisci musica, c'è una linea di basso. E andiamo a vedere come studiarla, come creare una linea di basso sulla base di una progressione di accordi che abbiamo in testa. Prima di proseguire, dobbiamo considerare che questa è una tecnica che richiede comunque una manualità sulla chitarra con le dita, quindi fingerstyle. È una cosa che potresti fare anche col plettro, che potresti utilizzare con degli accompagnamenti in strumming, però ti invito a creare manualità con le dita, quindi semplicemente con magari la progressione di una tonalità, così ti ripassi anche gli accordi delle varie tonalità, le diteggiature e gli accordi in sé. Ad esempio, siamo in Do maggiore, vai a lavorare in questo modo, quindi col pollice vai a suonare le corde basse, con le altre dita diciamo le corde prima, seconda e terza corda, quindi ti crei questo schema che ti permette di pizzicare gli accordi in questo modo. Ok, quindi creati questo tipo di routine quotidiana per abituare la mano a fare questo. Quindi sia questo che questo. Andiamo a vederlo anche questa inquadratura, quindi vedi com'è. Col pollice pizzichiamo le corde più basse, quarta, quinta e sesta corda, e con le altre dita andiamo a prendere, diciamo, gli altri grappoli di note che formano l'accordo, quindi questi sono tutti rivolti all'accordo di Do, che poi vedremo in altri video, però creati questo schema. Quindi di suonare gli accordi in fingerstyle, perché poi per fare il walking bass ci servirà appunto questo lavoro col pollice. Andiamo a vedere cosa significa fare un walking bass. Prendiamo una progressione che sia un turnaround, quindi primo, sesto, secondo, quinto. Quindi se siamo in Do maggiore significa Do maggiore, La minore, Re minore settima e Sol settima. Quindi significa che le toniche sono Do, La, Re, Sol. Quindi per creare un walking bass cosa dobbiamo fare? Innanzitutto abituare l'orecchio ad ascoltare quello che fanno i contrabbassi. Se vogliamo ascoltare il walking bass jazz, ascolta nelle take, nei brani jazz, cosa fa il contrabbasso. Però essenzialmente il discorso è questo. Noi prendiamo su ogni quarto, quindi abbiamo un metronomo, un tempo che è 1, 2, 3 e 4, che sarebbe il tempo che dura ogni accordo, quindi una battuta di 4 quarti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Io suono una nota che compone questo walking bass, quindi inizio a fare, anziché stare fermo sempre su Do, inizio a fare. Quindi cosa ho fatto?
sto lavorando con tutte le note fondamentali di quell'accordo, quindi quinte e terze, ho anche la scala. Quindi se poi io inserisco anche l'accordo dentro, diventerà questo. Quindi vedi che sto lavorando con... creati questo schema, prima, quinta, fondamentale, parlo della fondamentale dell'altro accordo, fondamentale che lavora con la scala di riferimento che in questo caso è la scala minore naturale. Quindi vedi che ogni tanto pizzico anche l'accordo e cerco di tenere le dita ferme per continuare a farlo suonare mentre faccio la linea di basso. Quindi queste dita non si muovono più che pizzicano questo e mi alleno a muovere solo il basso. Quella che abbiamo appena visto è una linea abbastanza semplice, iniziamo a renderla un pochino più accattivante, quindi cosa facciamo? Lavoriamo sempre con le note fondamentali dell'accordo, però sull'ultimo quarto, quindi 1, 2, 3, 4, sull'ultimo diciamo battito della battuta, facciamo una nota cromatica che ci porta verso la prossima nota, quindi in questo caso la bemolle che mi porta a la. Quindi andiamo a fare questo. Stessa cosa per andare a re. Mi bemol re, quindi tornando da capo. Stessa cosa per tornare a sol. E poi posso fare anche un cromatismo per tornare a do. Quindi cosa facciamo? Note cromatiche, un battito prima dell'accordo dove dobbiamo andare e anche note cromatiche che mi portano verso un accordo come ho fatto qui. Quindi inserendoci dentro anche l'accordo diventa questo. Quindi poi ti allenerai anche mentre tieni la linea di basso a inserire queste figure ritmiche. Abbiamo visto in un altro video come allenarci quindi tutte queste cose vanno allenate singolarmente, le ritmiche, il walking bass anche, e poi si inserisce tutto insieme. Altra cosa che possiamo definire è che l'approccio cromatico può avvenire sia dal basso, quindi dal basso cosa intendo? Dalla nota che precede quella dove dobbiamo arrivare, ma anche dalla nota che viene dopo. Facciamo un esempio pratico. Da do sto andando verso la minore, quindi ho approcciato il La minore dalla nota che viene prima, però posso fare il contrario, approcciarlo dalla nota che viene dopo, quindi... Ok, stessa cosa il Re minore, l'ho approcciato dalla nota che viene prima, perché poco fa ho fatto un altro esempio in cui lo approcciavo dalla nota che veniva dopo, quindi una nota cromatica prima o dopo, è la stessa cosa. Altra cosa che posso fare è lavorare con la scala di riferimento, quindi siamo in Do, tutte le note di Do sui vari accordi diventano note della scala che io posso fare per lavorare sulla costruzione del walking bass, quindi mi posso anche muovere su altri punti della tastiera, quindi diventerebbe questo. Vedi come da re minore ho fatto questo movimento cromatico
Quindi ho fatto re, mi, fa, fa diesis, sol. Quindi dalla scala di re minore dorico, possiamo dire, sono sempre le note di do. Da questo re minore faccio un walking bass che mi porta verso questo sol in questo punto, quindi. E poi approccio questo do. Posso andare su questo la minore, re minore qua. Quindi per costruire un walking bass cosa devi fare? Fare le note che funzionano su ogni accordo, decidere che figurazione ritmica mettere. In questo caso stiamo lavorando con i quarti, quindi su ogni quarto, su ogni battito facciamo una nota. Quindi per affinare anche questa cosa, ascolta quello che fanno i bassi, i contrabbassi, perché il mondo delle suddivisioni ritmiche, quello che si chiama groove, è una cosa molto complessa, però devi partire da questa base. Essenzialmente le note che devi suonare sono le note che funzionano su quell'accordo. Nel caso del jazz vengono utilizzati tantissimo gli approcci cromatici per muoversi verso il prossimo accordo. Però potrei applicare lo stesso principio su un altro ritmo, ad esempio su una cosa più funky, quindi. Quindi la base.